Salve a tutti, sono Diego del progetto Leggere Forte e quest'oggi leggerò per voi una leggenda norvegese, la focaccia fuggita. C'erano sette fratellini che, dopo aver giocato tutto il pomeriggio, avevano una gran fame. Mamma, mamma, gridarono precipitandosi in casa, ci prepari una focaccia? La donna sorrise. Conosceva bene i suoi piccoli. E l'impasto di latte, zucchero e farina stava già sfregolando nella padella, spandendo nell'aria un delizioso profumino. I bambini avevano già l'acquolina in bocca, quando all'improvviso la focaccia, dinanzi a tutti quegli sguardi bramosi, si spaventò e decise che non voleva essere affatto mangiata. Saltò giù dalla padella e se la diede a gambe. Tutti rimasero a bocca aperta, incapaci di credere ai propri occhi. La madre fu la prima a riprendersi dallo stupore e, impugnato mestolo e padella, si lanciò all'inseguimento, subito imitata dai figlioli. «Fermate quella focaccia!» gridavano tutti, mentre il gatto di casa si gustava divertito la scenetta dalla finestra. Certo che riacchiappare una focaccia terrorizzata non è un affare da poco, tanto più se la focaccia in questione ha la prospettiva di finire nella pancia degli inseguitori, nel malaugurato caso che questi riescano a raggiungerla. Così ben presto la distanza tra la fuggitiva e gli aspiranti alla merenda si fece tanto netta che alla madre e ai bambini non rimase che rinunciare all'inseguimento e imboccare la via del ritorno, brontolando. Capitano tutti a noi! Ci voleva anche una focaccia velocista, adesso. La focaccia rallentò l'andatura e poco dopo incontrò un signore anziano che le disse: «Lascia che ti assaggi, mi piacciono tanto le focacce». «Niente da fare, mangia una mela se hai fame». E così dicendo riprese la corsa. Ben presto si ritrovò in aperta campagna. La giovane focaccia non aveva mai visto tutto quel verde, quello spazio aperto, e si sentiva di ottimo umore. Così, quando vide un gallo appollaiato maestosamente sulla staccionata di una fattoria, gli si rivolse allegramente. «Salve, signor gallo, bella giornata!» «Dove vai così di fretta?» le chiese il gallo. «Al posto tuo, mi fermerei qui a riposare. Non puoi immaginare quanto sono affamato. Oggi mi hanno dato appena 3 chicchi di Gran Turco». «Ci risiamo!» esclamò la focaccia. «Oggi ce l'hanno tutti con me. Caro il mio gallo, ti consiglio di farti dare razioni più abbondanti, anziché importunare la prima focaccia che incontri per strada». Ciò detto, filò via. Non aveva fatto molta strada, che le venne incontro una gallina ben pasciuta, che prese a gemere da spaccare il cuore e i timpani. «Ah, povera me, come sono sfortunata! Stamattina sono rimasta a covare più del solito e le altre galline ne hanno approfittato per mangiarsi tutto il mio pranzo. Non mi hanno lasciato neppure una briciola». E poi, con tono più pacato, aggiunse: «Non saresti così gentile da lasciarti becchettare solo un pochino?» «Un po' di dieta non può che giovarti», rispose la focaccia, e se ne andò lasciando la gallina con un palmo di becco. Fatti pochi passi, si ritrovò dinanzi uno strano spettacolo. In una vecchia pentola colma di acqua piovana nuotavano uno accanto all'altra un anatroccolo di plastica e un'anatra vera, dalle piume lucenti. La focaccia si fermò meravigliata e subito l'anatra le disse: «Come sei stata gentile, cara focaccia, a venire qui! Avevo proprio voglia di uno spuntino!» «Non sono certo fuggita a una famiglia, un vecchio, un gallo e una gallina per farmi mangiare da te!» Detto questo, la focaccia passò oltre, senza neanche badare all'anatra. Tutto intorno a lei era nuovo ed eccitante. Nella fattoria c'era un grande movimento, e nonostante tutta quella gente che sembrava avere il chiodo fisso di mangiarla, la focaccia era curiosa e allegra. Continuando la sua esplorazione, incontrò due occhette che, fra risate e schiamazzi, sembravano divertirsi un mondo. «Posso giocare con voi?» chiese la focaccia. Le occhette dapprima la guardarono un po' stupite, ma ben presto le dissero di unirsi a loro e cominciò il parapiglia.
La focaccia era al settimo cielo quando apparve Mamma Oca, affacciata minacciosamente alla soglia della stia dove alloggiava tutta la famiglia, ad annunciare il pranzo e a intimare la puntualità. «Possiamo invitare anche la nostra nuova amica?» chiesero le chette. «Ma certo!» rispose Mamma Oca. «Vostro padre ne sarà lieto!» «E adesso tutti a tavola! Anche lei, signora focaccia, se vuole seguirmi!» Non appena la focaccia ebbe varcato la soglia della stia, Mamma Oca, anziché assegnarle un posto a tavola, le assegnò un posto sulla tavola. Quando venne invitata ad accomodarsi sul piatto da portata, allora la povera focaccia capì che il pranzo era lei. «Sempre la stessa storia, non mi posso fidare di nessuno!» esclamò indignata, dandosela a gambe, inseguita da presso dalla famigliola di Oche. Ma Papà Oca guadagnava terreno, quasi stava per raggiungerla, quando la focaccia cominciò a correre intorno al pozzo. Finché Papà Oca, a furia di girare come un forsennato, perse l'equilibrio e si ritrovò a zampe levate, mentre la focaccia approfittava del momentaneo vantaggio e scompariva all'orizzonte. Come correva, povera focaccia! Correva con tanta foga che quasi andò a sbattere contro un maiale che sonnecchiava pigramente al sole. Riuscì a fermarsi appena in tempo per evitare l'urto. Il maiale non si scompose affatto e non fosse stato per un rapido movimento dell'occhio, lo si sarebbe creduto profondamente addormentato. La focaccia, tutta trafelata, si fermò a osservarlo guardinga. «Che ti succede, cara focaccia?» chiese il maiale. «Hai un'aria stanca». «Per forza, non faccio che incontrare gente che mi vuole mangiare». «C'è tanta cattiveria al mondo». «Ma non ti preoccupare, a me le focacce non piacciono proprio, le trovo indigeste». «In questo caso mi fermerei un po' qui con te, giusto il tempo di riprendere fiato». «Secondo me», disse il maiale, «avresti bisogno di fare una passeggiata per rilassarti un po'». Camminarono a lungo finché giunsero sulla riva di un fiume. «E adesso che faccio?» sospirò la focaccia. «Se mi bagno, vado a fondo». «Saltami in groppa, ti porterò sull'altra riva». «Che maiale gentile», pensò la focaccia, e con un balzo gli montò sul dorso. Ma il maiale torse il collo, spalancò la bocca e se la mangiò. Abbiamo letto La focaccia fuggita, leggenda norvegese.